Amici di Pallavoliamo, siamo con Letizia Camera, una sconfitta un po' amara ma forse premeditata? Forse premeditata, però quando si perde così resta sempre un po' di amaro in bocca perché pensavamo di fare una prestazione migliore e non siamo riuscite per merito delle avversarie perché ci hanno bloccato a muro, loro sono state molto ordinate e hanno fatto proprio il massimo, hanno fatto le loro cose fatte molto bene. Noi di contro non siamo riuscite a esprimere tutto il nostro valore, ci siamo un po' bloccate in parecchi punti della partita e quindi alla fine siamo a commentare una sconfitta un po' triste. Va bene. E Nicolova, la testa di serie, si puntava sempre su di lei, un po' bloccate Valentina Fiorin, Barcellini. Ma io non darei la colpa a un singolo o a dei singoli, io do la colpa alla squadra intera, perché se si vince di squadra, ma soprattutto se si perde si deve restare uniti e quindi la sconfitta viene di squadra, ognuno ha le proprie colpe e sono sicura che riusciremo a lavorare bene per trovare i risultati che adesso ormai da un po' che mancano. Con il nuovo CT adesso in chiave azzurra, come la vedi? Beh, non posso dire niente, però con il Menca abbiamo vinto il campionato del mondo juniores e spero si ricordi di quell'esperienza. No, vabbè, devo pensare a far bene durante l'anno in campionato, perché sennò non mi regala niente nessuno e quindi devo spingere e lavorare sodo per meritarmelo. Ti chiedo di fare gli auguri per gli amici di Pallavoliamo, visto che è Natale. Certo, tanti auguri di Buon Natale a tutti gli amici di Pallavoliamo. Grazie a Letizia Camera.